Questa malattia, ahimè, colpisce tutti, giovani, meno giovani, anziani, quindi è giusto parlarne per farla conoscere. E noi, Lions Corito Clanis di Cortona, siamo particolarmente orgogliosi di portare avanti questa battaglia contro il diabete. Ogni anno organizziamo degli interventi e delle iniziative proprio a sostegno delle persone affette da questa malattia, ma anche per prevenire la malattia. Il focus oggi sarà proprio sulla prevenzione e l'acquisizione di corretti stili di vita. La patologia del diabete di tipo 2 non faceva parte della fascia pediatrica fino agli anni 80 e dagli anni 90 poi si è cominciato a vedere sempre più un aumento di quello che è il precursore del diabete di tipo 2, che è il sovrappeso e l'obesità nei nostri bambini. È molto aumentata e questo provoca questa malattia fin da piccoli. Quando io ho cominciato a interessarmi del diabete, la prevalenza di questa malattia nella popolazione generale era di circa il 3%, c'era sempre il solito discorso di quel gruppo molto vasto di persone che erano diabetiche e non lo sapevano, che sfuggivano alle statistiche. Ora siamo intorno al 7%, quindi le cose sono davvero molto cambiate. E quindi come correre ai ripari? Sicuramente parlando con il proprio medico di famiglia, con il proprio specialista, con il nutrizionista e fare o una terapia farmacologica se ce n'è bisogno, ma per quanto mi riguarda io aiuto i miei pazienti con questa malattia mediante la prevenzione e la cura della malattia tramite l'alimentazione, che è di fondamentale importanza per ritornare ad uno stato non infiammatorio, perché si può fare, si può regredire. Dobbiamo ricordare relativamente al diabete che il diabete non è solo controllo della glicemia, ma il diabete è l'interessamento di organi quali il cuore, quali i reni, quali le arterie, quindi una patologia multiorgano, multidisciplinare e che il medico di medicina generale vede quotidianamente nei propri ambulatori. È stato visto che il 35% dei pazienti diabetici viene visitato dal diabetologo, l'altro 60-70% dei pazienti viene gestito completamente nel setting della medicina generale. E questo ci impone due obiettivi: la perseveranza su quelli che sono il raggiungimento di questi obiettivi, ma soprattutto la obbligatorietà di aggiornarci e di essere presenti anche culturalmente nei confronti di questa malattia che è l'epidemia del terzo millennio.